Alleluia. Alza le tue mani al cielo. Signore, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo per la tua dolce presenza, per come la tua voce è potente, la tua parola è potente da spezzare ogni peccato, da tagliare via ogni timore, di renderci stabili nella vittoria, tenendo lo sguardo fisso su di te. Signore, vogliamo innalzarti e celebrarti. Spirito Santo, grazie per il tuo equipaggiamento soprannaturale, per la tua unzione, per innalzare Gesù Cristo in mezzo a noi. Perché questa è la sostanza della nostra predicazione. Cristo è Lui crocifisso, è risorto, Signore. È risorto nella nostra vita. È risorto 2000 anni fa ed è risorto nel nostro cuore e porta vita e vita in abbondanza, e ha sconfitto la morte, ha distrutto le tenebre, ha caricato su di sé ogni peccato e ha dato vittoria al suo popolo, alla sua chiesa, di epoca in epoca, di eternità in eternità, di fede in fede, di trionfo in trionfo, di gloria in gloria. Signore, ti innalziamo con un forte applauso di lode, perché tu solo ne sei degno. Alleluia. Alleluia. Vogliamo prendere posto e aprire la scrittura. Grazie Spirito Santo. Allora, il titolo di oggi è... Il titolo di oggi è Posti Vacanti. Ok? E dopo pregheremo su questa parola. Cos'è un posto vacante? Iniziamo prima di prendere la scrittura. Intanto prepari con calma Primo Re 19 da 1 a 9. Un posto vacante è una carica o un ufficio temporaneamente privo del titolare. Posto vacante è un posto libero, scoperto, vuoto, disponibile. Cosa che non dovremmo mai essere. Ma ci sono posti vacanti, ho sentito questa parola questa settimana, delle conseguenze che crea un posto vacante. Puoi metterla un po' più bassa? Perché tende a distrarmi. Quindi un posto vacante, lo voglio ripetere, perché dobbiamo memorizzare questa parola e dobbiamo permettere allo Spirito Santo di parlare nel nostro cuore. Un posto vacante è una carica o un ufficio, una posizione lasciata libera, vuota, non coperta, disponibile. Poi comprenderemo disponibile a chi quando un posto è vuoto. Leggiamo insieme Primo Re 19 da 1 a 9. Abbiamo già letto questa vicenda della vita di Elia, la rileggeremo sotto un'altra sfaccettatura che credo che sia davvero importante. Quindi o lo guardate dal proiettore o lo prendete sulle vostre Bibbie e sottolineate le parti che più vi colpiscono. Qua Elia cosa ha appena fatto? Ha portato un potente risveglio, quindi prestate attenzione per favore, credo che non sarò lungo stamattina. Solitamente mi sbaglio sempre su questo, però cercherò di non essere lungo stamattina, ma cogliamo bene l'esortazione di stamattina. Qui Elia aveva appena operato un risveglio da solo contro 400 più 450 falsi profeti, opera un grande risveglio, li scanna, Acab, il re in carica, riferisce la cosa a sua moglie Jezebel, e qua che succede? Dice... Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano così anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e rilasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino.
andò a sedersi sotto una ginestra, chiese di poter morire dicendo: ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Fermi qua. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve e poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Fermiamoci qua un attimo. Entriamo un attimo nel contesto. Elia affronta Baal e Asherot, due falsi dei, e vince. Ma ha l'intimidazione di Jezebel, e qua c'è uno scontro anche di nomi, di vocazioni. Non so se quanti di voi sanno qual è il significato di Elia. E in una parola ci sono due nomi. El Ia, Yahweh. Di Yahweh è il mio Dio. Jezebel, Jezebel ha a che fare con il servizio a Baal. C'erano queste due fazioni in contrasto e Dio ci porterà sempre ad affrontare la falsa adorazione, l'idolatria. Ci porterà sempre a scontrarci e non dovremmo mai tirarci indietro. Elia si tira indietro e lascia il suo posto. Dio lo aveva posizionato lì non per operare un risveglio e scappare via. Infatti lui non scappa via sotto una direttiva. Nasconditi, scappa. Dio a volte ha detto questo ad alcuni servi di Dio, ad alcuni suoi servi. Ma in questo caso no, lui prende questa decisione spinto da un messaggio, da un messaggero di intimidazione. Lui lascia quella situazione. Però ho notato una cosa particolare, che nella sua fuga Dio lo insegue e gli dà da mangiare e gli dice, tramite un angelo, l'angelo dell'Eterno che è Dio, è una teofania, alzati e mangia perché il cammino è troppo lungo per te. Quale cammino? Lui si era allontanato parecchio e lui continua a scappare. Ma io credo che questo dargli cibo era per dire: ok, sei scappato, ti sei fatto prendere la paura, riprendi forze e torna indietro. Lui invece prende quel cibo di grazia, cioè donato da Dio, per continuare la sua fuga. Pensate al livello di oppressione. Dio lo nutre per dire: ok, non ti preoccupare, torna indietro, vieni a rioccupare il tuo posto. Andiamo avanti. Là entrò in una caverna, vi passò la notte ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: che fai qui, Elia? Non lo aveva chiamato lì. Gli stava dicendo, era l'ennesimo richiamo, perché il cibo doveva servire per ritornare ad occupare il suo posto. Spesso noi usiamo la provvidenza di Dio per proseguire nella nostra via e non in quella di Dio, ma l'equipaggiamento che viene e per percorrere non la tua via, ma la sua via. Per quello ad un certo punto si era inoltrato così tanto che stremato in una caverna, Dio gli dice: che ci fai qui? Non è il tuo posto, non è la tua posizione, non è dove ti ho collocato, non è dove ti ho stabilito. Lui, sappiamo, abbiamo letto la volta scorsa, qualche domenica fa, che lui risponde due volte con delle menzogne, cioè con delle menzogne che stava credendo, che era rimasto solo, che tutti lo rifiutavano, che tutti si erano sviati, che non c'era più un giusto, e stabilisce la sua verità, che spinge di conseguenza a Dio a dirgli: ok, fermati, abdica pure dalla tua posizione, però fammi ancora queste tre cose. Qualcun altro prenderà il tuo posto. Ora, quanto tempo è passato? Leggiamo più avanti, dice che nella forza data da quel cibo lui camminò 40 giorni e 40 notti. Sono passati 40 giorni più la sua fuga, circa
un 50-60 giorni. All'incirca non stiamo a fare riunioni con i giorni, due mesi di assenza, ascoltatemi, due mesi di assenza in quella posizione che doveva rivestire. Quale posizione doveva rivestire? Era finito il suo compito? Assolutamente no. Doveva mantenere il fuoco acceso del risveglio, aveva avuto una grande vittoria, doveva continuare a condurre il popolo verso una completa riforma che avrebbe investito il mondo. Avrebbe dovuto affrontare gli altri 70 falsi dei, avrebbe continuato a guidare i 7000 che non hanno piegato, avrebbe dovuto ristabilire i 100 profeti che erano lì nascosti nella caverna e che erano sostentati da Abdia, servo di Acab, compare acqua. Doveva operare tutte queste cose, ma non lo ha fatto. La paura, ma non è solo la paura che ci porta a deporre o sviarci dalla nostra posizione. Ci sono tante cose, distrazioni, essere presi dalla nostra vita, ci portano a lasciare la posizione che Dio ha stabilito per noi. E quando, memorizzate questo principio, memorizzatelo perché vale per tutto, è un principio spirituale. Gesù disse che quando lui viene a liberare, se quella casa, se quella posizione rimane vuota a lungo tempo, ciò che aveva, ascoltami, ciò che aveva occupato in modo negativo quella casa, vaga in luoghi deserti, poi torna, vede che è vuota e la rioccupa 7 volte di più. Viene ristabilito, quindi tutto quello che hai fatto per liberarti, perché la liberazione non è un'azione una tantum, non è una volta per sempre, è un cammino la liberazione, mantenere quella situazione occupata delle cose di Dio, mantenere la tua posizione davanti a Dio. Non è dice ho fatto questo rimarrà per sempre, no, tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Quando un posto rimane vacante, cioè libero, disponibile, qualcuno verrà a occuparlo, non esiste il vuoto. Filosofie vi dicono svuotate la mente, ma non rimarrà vuota a lungo. Arriverà qualche spirito ad occuparla. Se la tua mente è vaga, si infileranno pensieri sbagliati ad occuparli. Non la devi mai lasciare vuota, in balia delle situazioni. La devi lasciare occupata delle cose di Dio e tu devi essere occupato nelle cose di Dio. Mi viene in questo momento una parabola di Gesù che dice: voi non sapete quando il figlio dell'uomo verrà, ma beato quel servo che si farà trovare operoso quando il suo Signore verrà, e non nulla facente. E questo è un principio che si applica. Beato chi si farà trovare operoso in quello che il Signore gli ha detto di fare. Ma il servo che verrà, siccome il mio Signore tarda a venire, e allora si annoia nel non fare nulla, riceverà delle percosse, ci saranno delle conseguenze. Questa scrittura non l'avevo memorizzata, prendete nota. Beato quel servo che sarà trovato così. Ora, la domanda è, perché dobbiamo prendere spunto per applicarlo alla nostra vita ed essere responsabilizzati. Che cosa è successo in quei, sto sparando, non è il numero preciso, 60 giorni di assenza di Elia? Perché Elia non era uno dei tanti profeti, era il principale profeta in carica. Dunque, ce n'erano molti altri, ce n'erano almeno altri 100. Ma Elia aveva un'assegnazione da parte di Dio particolare. Che è successo in quell'assenza? Un ministro ordinato dal Signore, mandato dal Signore, che depone la sua posizione, il suo posto di guardia. Che succede in quell'attesa? Che succede nella vita di un discepolo che molla la sua postazione? Che è successo nella vita di Elia dopo che ha mollato la postazione? Allora, intanto, la ribellione di Elia, la disobbedienza di Elia, l'abdicare al suo ruolo nella vita di Elia ha permesso alla malvagità di avanzare. Ma ora vi stupirete,
di cosa è successo. Andiamo un po' più avanti, al capitolo 22. Questi falsi profeti erano, che sono stati scannati, erano al servizio di Acab e Jezebel, giusto? Bene, guardate in primo re 22 cosa succede. Leggiamo da 1 a 23. Trascorsero 3 anni senza guerra tra la Siria e Israele, ma il terzo anno Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele, Acab. Ora il re di Israele aveva detto ai suoi servi: non sapete voi che Ramoth di Galaad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza riprenderla nelle mani del re di Siria? Disse quindi a Giosafat, re di Giuda: verresti a combattere con me a Ramoth di Galaad? Giosafat di impulso risponde in un modo sbagliato. Rispose al re di Israele: conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua gente, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Ha stretto un patto con un re empio. È stato un errore. Però Giosafat disse: aspetta, forse, ahia, cosa ho detto? Giosafat disse ancora al re di Israele: ti prego, consulta oggi stesso la parola dell'Eterno. E io mi immagino la scena e ho detto: mi sono vincolato, aspetta, come ne esco? Consultiamo il Signore prima di fare un passo così importante. Disse, allora il re di Israele convocò i profeti, il numero di circa... 400. Secondo voi i veri profeti di Dio sarebbero stati al servizio di Acab? E invece era alla sua disposizione. Che profeti erano? Profeti falsi che il nemico ha avuto il tempo di ristabilire per la mancanza di Elia. Perché Elia gli aveva lasciato un posto vacante. Quegli stessi 400 che aveva abbattuto, gli ha dato il tempo di ristabilirsi. Per ogni profeta, e per profeta parlo in modo profetico, cioè non per forza dell'ufficio profetico, ma per ogni figlio di Dio, per ogni discepolo, per ogni ministro che lascia il suo spazio, lascia la sua postazione, a lungo tempo ci saranno poi falsi profeti che verranno ad occupare quella postazione che non spetta loro. E cosa dicevano questi profeti? E disse loro: devo andare a combattere contro Ramoth di Galaad oppure devo rinunciarvi? Quelli risposero: va pure, perché il Signore la darà nelle mani del re. Ma Giosafat disse: quanti erano profeti a profetizzare in questo modo? Ascolta, Giosafat, re di Giuda, che era integro, molto più di Acab, ascolta 400 profeti che dicono: va pure, il Signore la darà nelle tue mani, e dice: non c'è qualcun altro ad ascoltare? Secondo voi perché? Perché anche se parlavano in nome di Yahweh, c'era qualcosa che non tornava al suo spirito. Al suo spirito qualcosa non tornava. Non ce n'è qualcun altro? Scusate, 400 profeti sono concordi, ti vengono i dubbi? E certo, perché sono solo 400 falsi profeti ingannati. E qualche dubbio mi viene. Non c'è qualcun altro profeta dell'Eterno che possiamo consultare? Il re di Israele, Acab, rispose a Giosafat: ce n'è ancora un uomo, Micaia, figlio di Imla, per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, in effetti. Io però lo odio, perché non profetizza mai nulla di buono nei miei confronti, ma soltanto del male. Giosafat rispose: fallo venire subito. Il re non parli così. Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: fa venire subito Micaia, figlio di Imla. Ora il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti regali, nell'aia che si trova all'ingresso della porta di Samaria. E tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedechia, figlio di Canana, che si era fatto delle corna di ferro, disse: così dice l'Eterno, con queste corna trafiggerai i figli di Siri fino a distruggerti completamente. Aveva pure fatto un atto profetico. Si era messo delle corna e dice: così trafiggerai. Pure l'atto profetico per calcare la parola.
Per ogni Elia che si assenta, ci sarà un Sedecchia con le corna che prenderà il suo posto e non darà la direzione di Dio. Queste persone, ora lo vedremo, questi pseudo profeti parlavano per conto di Dio, ma non conoscevano Dio e non erano stati con Lui. Tutti i profeti profetizzarono allo stesso modo, dicendo: sali contro Ramoth di Galaad e riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Un falso profeta ti può parlare pure, dicendo che è da parte di Dio, ma non sarà da parte di Dio. Per parlare da parte di Dio devi avere una caratteristica particolare, che ora vedremo. Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così e disse: ecco, le parole dei profeti sono concordi nel dichiarare cose buone al re. Cioè gli ha fatto la prefazione. Ti prego, sia la tua parola come la parola di ognuno di loro, e dichiara anche tu cose buone. No? Questo è un cercare di pilotare la profezia. Prima che profetizzi, voglio dirti che tutti hanno dato questa cosa. Rendetevi conto della forte pressione che deve aver ricevuto Micaia, il vero profeta. Cioè, era buono che arrivava esterno, che non aveva ascoltato tutto quello. Era un vantaggio che poteva permettergli lucidità. Ma l'eunuco, mandato dal re, eunuco è figura di colui che è senza una profonda identità. Perché la sua identità di genere è stata manipolata, interrotta. Da chi era circondata anche dai eunuchi? Un'altra brutta persona, Jezebel. I manipolatori si circondano e tengono in pugno persone senza identità, perché quando sei senza identità sei facilmente manipolabile. Aperta e chiusa parentesi. Quindi ha cercato di manipolare, una persona manipolata ha cercato di manipolare Micaia dicendogli: hanno tutti profetizzato in culo, cerca di allinearti. Questo è un buon momento dove non dobbiamo allinearci in queste circostanze, non ti allineare in queste circostanze. Ma Micaia rispose: come è vero che l'Eterno vive, io dirò ciò che l'Eterno mi dirà. Come giunse davanti al re, il re disse: Micaia, mio caro, dobbiamo andare a combattere contro Ramoth di Galaad oppure dobbiamo rinunciarvi? E egli rispose: va pure, tu riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Io mi immagino che probabilmente, questa è mia fantasia, Micaia abbia fatto un po' non so se è esatta questa parola, un po' il burlone. Mi sento lì: sì, vai re, vai, vai, vai. Avrei proprio fatto, diciamo, del sarcasmo. Vai pure. Sarcasmo no. Guardate il re Acab cosa gli dice. Quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? Fermi tutti. Il re di Israele, circondato da falsi profeti, ha consapevolezza che non stava parlando da parte di Dio. Non si sa come mai, ma una forma di discernimento l'aveva. Ha avuto un bagliore di lucidità che non gli stava profetizzando da parte di Dio. Quindi è probabile che sapeva che non era Dio a parlare, ma gli andava comodo così attraverso i 400 profeti. Quando sente lui, ha un momento di lucidità. Acab, se voi studiate la sua vita, ha avuto momenti di lucidità nella sua esistenza. Una volta si è umiliato davanti a Dio, pur essendo definito il re che più di tutti si diede a fare male tra i re di Israele perché era sospetto da sua moglie, noi vediamo che nella sua vita sono registrati più momenti in cui lui è diventato lucido. Una volta un profeta è andato lì e gli era suonate, non fisicamente ma spiritualmente, e lui si umiliò per giorni di sacco e di cenere e di giuno. E Dio disse al profeta, che in questo caso era Elia: hai visto come si è umiliato Acab davanti a me? A motivo di questo, la sciagura che ho pronunciato non verrà su di lui mentre è in vita, ma quando morirà. Quindi ha avuto dei momenti di lucidità. E qui ha un momento di lucidità. E riconosce che non stava profetizzando da parte di Dio.
Quindi neanche coloro che avevano anticipato Micaia. E che succede? Micaia rispose: ok, poi la verità? Ho visto tutto Israele disperso sui monti come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto: essi non hanno più padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. Il re di Israele disse a Giosafat: visto, non ti avevo detto che nei miei confronti costui non avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo del male? Allora Micaia disse: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul suo trono, mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. L'Eterno disse: chi sedurrà Acab perché salda e perisca Ramoth di Galat? Ora, chi rispose in un modo e chi in un altro? Si fece avanti uno spirito che si presentò davanti all'Eterno e disse: lo sedurrò io. L'Eterno gli disse: in che modo? E gli rispose: uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Vedete? I profeti di Acab, non i profeti di Dio. Non i tuoi profeti, ma i suoi profeti. L'Eterno gli disse: riuscirai certamente a sedurlo. Esci e fa così. Perciò ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Aveva discernimento per rendersi conto che non era Dio a parlare, ma quando Dio a parlare non vuole la verità di Dio. Qual era la differenza, oltre al fatto che Micaia era un vero profeta, la differenza tra lui e gli altri che profetizzavano il nome di Yahweh? È che Micaia, a differenza loro, era stato presente nel consiglio di Dio. Aveva occupato la sua vita era occupata presente nel consiglio di Dio, e ha udito dal consiglio di Dio, e ha agito e profetizzato. Il Signore, il Dio ha parlato, chi non profetizzerà? Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? Il Signore ha parlato, chi non profetizzerà? Lui ascoltava perché era nel consiglio, e la Chiesa deve imparare a dimorare nel consiglio di Dio, ad essere presente, poiché la Chiesa non ha occupato i luoghi celesti sono stati occupati dalle tenebre, dal New Age, dall'esoterismo, ha preso posizione nei luoghi celesti e influenza in questo modo la terra. La nostra adorazione deve diventare non semplicemente fare karaoke la domenica mattina, ma dimorare nel cielo e occupare quei luoghi che ci appartengono di diritto e di influenzare la nazione, la città, i territori. Quello che stiamo cercando di dirvi da molto tempo è che l'adorazione che siamo chiamati non è karaoke della domenica mattina, ma occupare i territori, i luoghi celesti. Micaia ha occupato quei territori e poteva dire con sicurezza davanti a 400 falsi profeti quella che era la verità di Dio, perché sono stato con lui. Questi parlano di lui, ma non hanno avuto esperienza con lui, non sono mandati da lui, non sono stati con lui. Se io parlo, dice Micaia, è perché sono stato nel suo consiglio, sono stato in quel luogo, ho visto questa scena e te la riporto. Acab cosa decide di fare? Imprigionare il profeta e andare in guerra, e lì morirà. Però guardate, cos'è dove che volevo farvi prestare attenzione? L'assenza di Elia, di aver lasciato un posto vuoto, presta attenzione, ha permesso al nemico di riorganizzarsi per risuscitare altri 400 profeti. E non sappiamo se ce ne erano molti altri. Andando avanti con la storia, lo vediamo che ne sorgono altri. E Jehu, il re Jehu, ordinato da Dio, che poi fa strage di falsi profeti. Uno zelo quasi fuori controllo. Una passione per rimettere in ordine le cose di Israele. Poi fa molti errori, ma Dio deve suscitare Jehu per resettare la situazione. Ma l'assenza
dettata dalla paura, ma nel tuo caso potrebbe essere dettata dalla distrazione, dettata da altre cose, dagli impegni mondani di questa vita, ti fanno lasciare un posto vuoto, qualcun altro lo occuperà, ascoltami, qualcun altro lo occuperà. Se non sei disposto ad essere presente nella vita dei tuoi figli, ad educarli, a rilasciare i principi, e stai delegando altri nel fare qualche cosa che Dio ha chiamato te, qualcun altro prenderà il ruolo di edificatore, di educatore nella vita dei tuoi figli, e poi ne pagherai le conseguenze. Se non ti prendi cura di tua moglie, di tuo marito, qualcun altro, qualcos'altro lo farà e lascerai una porta aperta dove il nemico potrà introdursi. Se non prendi posizione e non ritorni ad occupare, Abacuc 2.1 dice: io starò, salirò sul monte e starò sul mio posto di guardia, rimarrò fermo per comprendere e ricevere la risposta circa la mia rimostranza fatta. Quanti conoscono questa scrittura? Starò sul mio posto di guardia. Abacuc non era nel pieno della forma fisica, nel pieno della forma spirituale, era pieno di dubbi. Abacuc è un libro di un profeta insolito. La maggior parte dei profeti, Dio parla e loro vanno al popolo. In Abacuc è lui che prende la sofferenza del popolo e va da Dio. Va da Dio pieno di dubbi. Abacuc è un contemporaneo di Geremia e dice: com'è possibile tutta questa violenza, Signore? Io squarcio la mia voce a te, ma tu non rispondi. Era pieno di dubbi, era pieno di perplessità, era pieno di sofferenze e di delusioni, di dolore, ma lui va lì e dice: nonostante i miei dubbi, nonostante le mie paure, nonostante le mie persecuzioni, nonostante il mio senso di smarrimento, rimango qui sul mio posto che tu mi hai assegnato e non mi muoverò da qui. Devi ritornare al tuo posto assegnato. E qualcuno dirà: qual è il mio posto assegnato? Se stai facendo questa domanda, è una domanda che viene dalla non ricerca di Dio, perché è Dio che rivela la tua identità e il tuo posto di assegnamento. Mio caro, mia cara, non stai cercando abbastanza il Signore se ti viene spontanea questa domanda, se non sai ancora qual è la tua posizione, se l'hai abbandonata volontariamente o involontariamente. È tempo di tornare a cercare il Signore. È tempo di tornare a stare nella sua presenza e dire: dove mi hai collocato? Dobbiamo uscire dalla mentalità del karaoke, perché ci sono posti vacanti dove il nemico viene in stile Pulp Fiction. Vi ricordate quella scena? Di John Travolta che entra. Non c'è nessuno. Allora occupiamo noi. Arrivano gli abusivi, miei cari. Se la Chiesa non insegna temi tabù ai discepoli, come la sessualità, ci penserà il mondo con la pornografia. Se non insegniamo i principi, se non occupiamo quel posto. A volte, sapete, e ogni ministero, ogni chiamata, ogni discepolo deve comprendere anche dove è il suo confine e dove non sconfinare, perché se tu sconfini, dove hai sconfinato ti occuperai di qualcosa che Dio non ti ha chiamato a fare e quell'area sarà scoperta. Nel tempo in cui i re vanno alla guerra, Davide rimase a casa. Ha lasciato un luogo scoperto, ne ha occupato uno che non era il momento sbagliato, non era il momento giusto. E il nemico è arrivato e dice: ce n'è solo qua, gli do io qualcosa da fare. Guarda un po' quella bella ragazza che si fa la doccia. Ti piace guardare le gare di Miss Maglietta Bagnata, Daviduccio? Ci pensiamo noi. E lui è caduto. Da quella caduta è successo di tutto. Signore, dille che venga da me ad aiutarmi e non mi lasci da sola a servire.
No, Marta, una cosa era necessaria, che lei fosse piazzata qui davanti a me ad ascoltarmi, a stare in posizione davanti a me. L'operare non significa fare, fare, fare. Significa fare ciò che lui ci chiama a fare. A cosa ti sta chiamando a fare in questo tempo? Non deve essere per forza una grande impresa, ma da quella posizione non ti devi muovere. E credo che se ho ricevuto questa parola, e sicuramente in primis per me, ci sono aree che se ce ne siamo resi conto o non ce ne siamo resi conto, sono state lasciate vacanti attraverso la fortezza della distrazione, la debolezza, la cupidigia delle altre cose, gli impegni mondani. La paura ci porta a lasciare. O forse sei stato intimidito, intimidita. E quella situazione ha portato a lasciare un posto vuoto, perché tu hai deviato da un'altra strada. Una delle cose che fa la paura è pilotare il tuo percorso, perché lì c'è ciò che mi spaventa, vado di qua. Oh, l'ho incontrato di nuovo di qua, allora devi di nuovo di là. E non sei più condotto dallo spirito, come un figlio maturo, sei condotto dalla paura, dalle circostanze. Ma Abacuc disse: io starò sul mio posto di guardia, e da cui non mi muovo più. E da qui non mi muovo più. E Abacuc è un ottimo esempio, perché Abacuc era pieno di dubbi, di perplessità, non si spiegava molte cose. Però non cercherò in falsi rifugi la risposta, la cercherò in te, Signore, la cercherò in te. L'abdicare dal ruolo, dalla posizione, dal posto di Elia ha permesso alla malvagità di prosperare, e altri 400 profeti falsi si sono alzati per dare direzione al re di Israele, per dare direzione a una nazione. E in questo è stato trascinato pure il re di Giuda, che era un uomo integro. Prestate attenzione. Quando invece noi siamo collocati nel nostro posto di guardia, noi viviamo qualcosa di completamente diverso. Guardate la storia di Giosuè. In una battaglia, lui è andato in soccorso di una nazione che doveva proteggere, ha cominciato a combattere, riusciva a prevalere, ascoltami, riusciva a prevalere, era posizionato da parte di Dio, ma non gli bastava il tempo. Quando tu sei fuori tempo, le cose non funzioneranno, perché o sei in anticipo o sei in ritardo. O sei in anticipo o sei in ritardo. E non funzionerà. Quando sei nel tempo di Dio e sei collocato nella posizione che Lui ti ha assegnato, ti viene aggiunto tempo. Non riuscendo più a vincere, Giosuè ad un certo punto profetizza sul sole e sulla luna, dice: fermati sole, fermati luna su Gabaon. E il sole... Perché fermare il sole? Significa fermare il tempo. Perché il sole e la luna sono dati per misurare il tempo, luminari che stabiliscono giorno e notte, ok? Perché di notte la battaglia si ferma, allora fermati sole. Dammi ferma, rallenta il tuo processo. E in quel miracolo Dio ha aperto l'eternità. E ha dato uno spiraglio di eternità a Giosuè. Giosuè è figura di Cristo, infatti questo miracolo del sole c'è nella vita di Gesù anche. Giosuè è Joshua, da cui abbiamo Yeshua. E come Giosuè ha fermato il sole sulla croce, nel momento di più sole si fecero tenebre su tutto il paese. È una figura profetica che si ripete, perché Giosuè si è mosso nel tempo, e se ti muovi nel tempo di Dio, Dio ti dà più tempo per vincere la tua battaglia. Dio ti dà più tempo per vincere la tua battaglia. Ultimo esempio, e poi preghiamo. Ora siamo ai tempi di, mi sta venendo in mente adesso, siamo ai tempi di Mosè. Appena usciti dall'Egitto, hanno davanti a loro la terra promessa. Pochi giorni sono passati, mandate avanti 12 spie per illustrare il paese, e poi venite a fare il resoconto.
fanno il resoconto e dicono: il paese è veramente uno spettacolo, i grappoli d'uva sono portati tra due persone a spalle, tanto sono grossi, è un paese dove scorre latte e miele, però ci sono i giganti. 10 su 12 fanno questo resoconto, ci sono i giganti davanti ai quali ci consideravamo cavallette. Ascoltatemi bene, perché c'è un aspetto importante di questa storia. Ci sono i giganti, ci vediamo piccoli piccoli, se entriamo ci massacrano. 2, Giosuè e Caleb dicono: no, se entriamo subito, Dio è con noi. Se entriamo subito, Dio è con noi e prenderemo possesso del paese. Non li temete. Il popolo che ascolta, i 10 o i 2? Ascolta i 10. Il mormorio cresce. Questo, ascoltami, te la voglio mettere sotto questa chiave. Il mormorio cresce, si diffonde, si apre quella finestra di tempo per occupare il paese, ma entra. Loro temporeggiano ed entrano le tenebre del paese che contagiano di mormorio, lamentela, depressione, scoraggiamento, tornare indietro su tutto il popolo. E ad un certo punto Dio dice: stop, non entrerete, questa generazione non entrerà. Questa generazione non entrerà perché non hanno avuto fiducia in me. Allora subito da questa parola un gruppo cosa fa? Si prende male, dice: no, no, adesso entriamo, se ne entriamo subito, guarda, siamo pronti alla battaglia, andiamo, andiamo, andiamo. Mosè dice: ormai il Signore ha chiuso questa finestra di tempo e non entrerete. Se provate ad entrare ora, non ci sarà il Signore con voi e perirete. Guardate qua, la finestra di tempo ormai si era conclusa. Ormai avevano lasciato quel posto alle tenebre che sono entrate e hanno contaminato tutto il popolo. Quelle tenebre che sono entrate, in un certo senso, hanno buttato fuori il Signore. Hanno buttato fuori la sua promessa. E non entrerete adesso. Io non sarò, non verrò davanti a voi. No, 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 no. Vanno e se ne prendono. Perché c'è una finestra che apre. Ora, non deve portare condanna questa parola o paura, ma un senso di responsabilità. Se il Signore ci vuole parlare questa mattina su questo aspetto del processo di trasformazione, dobbiamo chiederci, o forse già lo state comprendendo, quale area ho abbandonato? Quale posto ho abbandonato? Una persona recentemente mi disse: nonostante faccio molti errori gravi, Dio continua a benedirmi nel naturale. Ma anche lì era benedetto nel naturale. Ehi, qual è l'ultima volta che un angelo ti ha portato una focaccia e dell'acqua fresca dal cielo? Io non ho fatto ancora questo tipo di esperienza. E penso che sia più potente di chissà quale bonifico in banca. È una grande provvidenza. Ma la provvidenza che Dio ti dà è per camminare nella via di giustizia, non nelle tue vie. Non ti accomodare sulla focaccia e sull'acqua dell'angelo dell'Eterno. Chiediti il perché ti viene data questa provvidenza. Quale energia deve andare a nutrire e in quale via ti deve camminare. Ti deve far camminare. Alleluia, chiudiamo. Alziamoci in piedi, per chi può.